Il gol tanto atteso è arrivato, insomma, anche per te è una bella liberazione. Sì, è una bella liberazione, ma devo migliorare tanto, soprattutto nel secondo tempo ho sbagliato un po' troppi palloni, quindi sono contento a metà della mia prestazione, quindi devo migliorare tanto, però siamo molto contenti, l'importante oggi era vincere. A chi dedichi questo gol? È solo il primo, però insomma speriamo sia il primo di una lunga serie. Ma a mia moglie e a tutti i miei familiari, speriamo che è uno della lunga serie. Ecco, in tutto questo insomma è la quarta vittoria consecutiva, la terza in campionato, adesso anche la classifica, pensando solo ed esclusivamente alla Serie A, inizia a essere un po' migliore rispetto alle prime partite. Sì, era importante oggi dare continuità ai due risultati di fila in campionato e quello in Champions, quindi l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Adesso stasera riposiamo e da domani pensiamo alla trasferta che sarà molto difficile, ma dobbiamo andare là a cercare di fare risultato. Con che spirito a questo punto si va da Eindhoven dopo queste vittorie? A questo punto, ripensando a quello che è successo dopo la partita con il Tottenham, davvero quella è stata la partita della svolta? Ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e affrontare tutte le partite come abbiamo affrontato questa o l'ultima in casa. Quindi siamo sereni, siamo sempre più convinti di essere una squadra forte, adesso sta a noi rimettere le cose a posto. La sensazione è che l'Inter sia una squadra in crescita, anche voi sentite che partita dopo partita la gamba va meglio, magari le azioni vengono costruite meglio, anche voi come squadra vi state conoscendo sempre meglio? Sì, assolutamente sì, è frutto del lavoro che comunque facciamo durante gli allenamenti e si stanno vedendo i risultati. È normale che all'inizio si faticava un po', visto che comunque c'erano tanti giocatori nuovi, ma adesso stanno entrando i meccanismi in atto e si vede sul campo. Grazie Matteo, ancora complimenti per il primo gol. Grazie a voi, arrivederci. Prima della partita abbiamo parlato e ci dicevamo un'altra vittoria oggi darebbe ulteriore entusiasmo. A questo punto con questo entusiasmo ti vogliamo sentire parlare in italiano. No, parlare italiano è difficile. Ma è una partita che deu tudo certo, né? Conseguimos a vitória, che è o mais importante, 3 pontos per la nostra caminhada. Isso dá ânimo para a próxima partida e continuar a fazer bem, trabalhar bem para continuare nesse cammino delle storie. Sono 3 punti che ci danno la possibilità di continuare lungo la strada che abbiamo iniziato a prendere, ci dà entusiasmo e chiaramente ci aiuta ancora di più a preparare la prossima partita. È arrivato anche il tuo assist oggi, insomma, stavamo commentando e secondo te questa è la tua miglior partita da quando sei arrivata? Stiamo vedendo il vero D'Albert, quello che Spalletti ha sempre difeso? Penso che sì. È una partita ben conseguita. Venho trabalhando bastante por esse momento. Primeiramente também gostaria de agradecer minha família, minha esposa Gabriele, minha filha que vem num bom momento, nos momentos difíceis. Na temporada passada tive momentos muito difíceis de estar frustrado pelo. Sabia da minha qualidade, chegava em casa com bastante problemas e com a cabeça pesada e às vezes descontava neles. Mas nunca desistiram de mim e me ajudaram bastante nesse momento. E esse ano venho trabalhando bastante, com a cabeça mais tranquila, com mais confiança. E hoje foi uma partida aqui que eu pude fazer o meu melhor. Faço o meu melhor sempre, mas hoje acabou saindo uma assistência. Fico muito feliz e felicitar o Lautaro pela finalização, pelo gol. Isso é bom para começar a caminhada dele, para dar felicidades aos torcedores ainda. Sono contento, sono molto contento, sì, probabilmente sì, questa è la mia miglior partita da quando sono qui e voglio dedicarla alla mia famiglia, al mister anche che mi ha sempre difeso, voglio dedicarla a mia figlia anche perché l'anno scorso non è stata una stagione facile, spesso arrivavo a casa ed ero chiaramente non felice di come stavo giocando e loro mi hanno aiutato in tutti i momenti difficili. Sono anche molto contento che quel pallone sia finito sulla testa di Lautaro e che sia valso 1-0 e sono ancora più contento di aver regalato una gioia ai tifosi dell'Inter. In diretta anche su Facebook insieme a Lautaro Martinez, il mattatore della serata, insomma la prima dal primo minuto a San Siro ed è arrivato subito il primo gol, che emozione è? No, felice perché bueno, vengo da una lesione che mi ha recuperato molto bene per suerte, con un gran lavoro dei medici, del corpo tecnico, ha aiutato i miei compagni también, entonces sto felice di volver e bueno, convertire un gol e che l'equipo gane. Beh, ovviamente sono felice perché sono tornato comunque dopo un infortunio, per questo voglio ringraziare tutto lo staff medico, poi sono tornato con il gol, questo mi rende felice, ma ancora più felice mi rende la vittoria della squadra. Tu hai avuto modo di giocare in stadi molto importanti, hai giocato il Cilindro, hai giocato in giro per il Sud America, San Siro l'avevi già assaggiato contro il Torino, stasera da giocatore a San Siro, segnare com'è stato? Sì, è molto importante, tutti sappiamo la storia che tiene questo stadio, lo che significa anche giocare con la camiseta di Inter, lo so, así que estoy feliz del trabajo que estoy haciendo. Sé que tengo que seguir mejorando, aprendiendo en el día a día y bueno, tratar de
de aportar lo mejor para que le sirva al equipo y lo que me pida el entrenador, tratar de hacerlo siempre al 100%. Beh, chiaramente conosco molto bene la storia di San Siro, uno stadio importante, so anche che cosa vuol dire indossare la maglia dell'Inter. Io, dalla mia parte, devo cercare di fare sempre quello che mi chiede il mister, continuare a migliorare, lavorare giorno dopo giorno per riuscire a fare al 100% quello che mi chiede il mister. Tante domande che ci arrivano dai tifosi, e i tifosi vogliono sapere, sei pronto per la Champions? Sì, sì, también, come ti dico, la prima fecha non mi toccò stare presente per il tema della lesione che tuve. También me he perdido los partidos de la selección, entonces he hecho un gran trabajo de recuperación. Ahora hay que descansar y pensar en el partido que viene. Beh sì, la prima partita purtroppo l'ho dovuta saltare, per infortunio ho saltato anche gli impegni con la nazionale, ma è chiaro che in tutto questo siamo già pronti per la prossima, non vediamo l'ora di scendere in campo. Piero ti chiede, potrete giocare insieme, tu e Mauro, fuori dal campo siete già grandi amici. Sì, 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 Mauro è realmente... Me ayuda muchísimo en lo que es fuera del campo también, adentro hace lo suyo, entonces eso es muy importante para mí porque tengo una persona que me aconseja siempre en el día a día. Sì, io e Mauro siamo grandi amici, mi dà tanti consigli fuori e dentro al campo, quello che fa dentro al campo lo conosciamo tutti, ma ogni giorno mi dà davvero tanti consigli. In tutto questo chiaramente anche per te è arrivato il primo gol e ti chiedono da casa i tifosi a chi lo dedichi. Sì, a mia famiglia che sempre sta presente, che sta in Argentina. Bueno. Toda la gente que hizo posible que hoy yo esté acá jugando en este club que es maravilloso, con una gente muy especial y bueno, vamos a tratar siempre de que salimos al campo a dar lo mejor para dejar al Inter lo más alto posible. Io chiaramente lo dedico alla mia famiglia, questo gol che mi ha sempre aiutato anche nei momenti un po' più complicati, soprattutto l'ultimo, quello dell'infortunio, ma più in generale lavoriamo tanto anche durante la settimana per riuscire a regalare a tutti i tifosi nerazzurri la gioia più grande. Alla fine ti chiedo un ultimo saluto ai tifosi nerazzurri che ancora una volta ti hanno fatto sentire il loro affetto. No, bueno, nel día a día trabajo para mejorar, es importante que todos estemos bien porque el entrenador nos necesita, así que quando il tecnico disponga che salgamos al campo tenemos que estar preparados para saltar y dar lo mejor. Lavoro giorno dopo giorno, vogliamo dare il massimo, vogliamo dare il meglio per far sì che il mister di chiunque abbia bisogno si possa far trovare pronto per le prossime partite. Grazie e finalmente il primo gol di Lautaro Martinez. Muchas gracias, saludos a todos.